Quando è morto papà? Ragione, zucchero colato! Niente. Hai pianto? No. Sono andato a prendere un gelato. Che bello! Guarda, Nino, guarda! Anche papà ci portava sempre qui. Tu te lo ricordi bene, papà? Sì, benissimo. Una volta mi ha dato uno schiaffo, perché avevo detto una bugia. Andiamo a casa, Umberto, è tardi. Un momento, ti prego. Va bene.
Umberto. Ciao, Nenuzzo. Allora intesi, eh? Domani mattina alle 9 vi passo a prendere e vi accompagno a Zafferana. E ora correte dalla mamma che vi sta aspettando. Buonanotte. Ciao, zio. Ciao. Sei stanco? No. Va. Ma papà assomigliava al suo concetto. No, per niente. Mamma! Oh, finalmente. Cominciavo a stare in pensiero. Sveglia. Sveglia, ragazzi. Umberto. Ci sono i regali. Sono arrivati i regali dei morti. Buongiorno, mamma. E tu non vieni? Subito. Dai, svelto, Nino. Ci sono i regali. Pensare che sono i morti a portare i regali. Ma sono i morti. Vengono sempre la notte del 2 novembre. Su, aiutami, di acqua, acqua, fuoco. Acqua. Acqua. Fuochetto, fuochetto. Eccola! Fuoco! Cerca bene. L'ho trovato! Bravo! Ho trovato il regalo! Nino! 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 Ho trovato il regalo per te! Va bene! Ma come, non vuoi vedere che cos'è? No, non importa. Apri! È il regalo di papà. Grazie. È stupendo. È un orologio subacqueo. Chissà se i morti lo porteranno anche a me. Conta pure i giorni. 2 novembre. Ci vengono pure Biagio e Cettina alla villa? Sì, certo. Ah, zia Cettina! Quella che scappò con lo zio Biagio. Umberto. E come vanno ora? Vanno d'accordo? Sì. Allora, Nino, che cosa hai deciso? Concetto dice che i corsi invernali sono più seri. I corsi estivi sono troppo affrettati. Io ti consiglierei di partire subito, alla fine del mese. Ma io veramente non so se ho voglia di andare in Inghilterra. A che mi serve l'inglese per fare il chirurgo? Ma non hai ancora capito che senza l'inglese non si combina niente. Io voglio restare qua.
Assunta! Vincenza Benedica, Pacciolimani avvocato, buongiorno signora. Assunta. Ciao Assunta. Nino, come ti sei fatto bello, Alzo, un uomo ti sei fatto, gioia. Signor Alzo, gli altri? Mi dispiace, vi aspettavano qui per le 11, sono già da un pezzo al cimitero. Va bene, grazie. Andiamo? Sì, andiamo. Ciao Assunta. Caro. Sette sant'ormo, tu ormo, io vi assesse canzotte. Per dare il nostro gesto di venduti te, come vivite tregna, in unità del Spirito Santo Deus, romi a secola sicura. Domine Gesù Cristo, rex e gloria, libera anima, sommo, fidelio, morto, de medis inferno. Così lo attribuo al completo. Sono belli, eh? Che dignità. Ciao. Ciao. Guarda Turiddu e sua mace. Non si lasciano mai. Amalia sempre a un passo dalla follia. Ma il capolavoro è zio Alfio. È sparato a 25 anni per amore di una sua cognata e è restato paralizzato. Adesso zia Maria non gli piace più e vorrebbe buttare via lei e le stampelle. E mia madre? Diventeremo anche noi come loro. Requiescant in pace. No, noi non siamo così. Non lo saremo mai. Ne sei veramente sicuro? Ben arrivati. Ciao, Felipe. Ciao. 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 Ciao, Marotta. Ciao, Umbertino. Ciao. A te non ti bastano mai i soldi, eh? Che bella giornata. Deve proprio partire. Ma sì, te l'ho detto che ho da fare. Ti prego, torna presto. Mamma, noi allora passiamo per la casaccia. Ciao, ragazzi. Ciao, buon viaggio. Dici qualche cosa, nostro figlio. Mm-hmm. Non fate tardo, ma raccomando. No, papà. Ciao, mammina. Ciao. Ciao. Andiamo, Nino. Giulietta. Ehi, aspettatemi. Bene. Fammi vedere. Andiamo male, eh? Se no, un centimetro. Non cresce più. Il petto è cresciuto. Finisci la Mimì. Vieni qua. Mimì, che fai? Guardala, Nino. Aiuto! Guarda. Lasciami! Aiuto! Sta no. Ferma! Lasciami! Ah. Non siamo più ragazzi! No, aiuto! Sta ferma! Oh. Lasciami, Nino! Vieni qui, Giulietta. Stai ferma, stai ferma. Tanto zio Alfio la zolfatara lo stesso, te la lascio. Finitela con questa storia di zio Alfio. Se lo volete sapere, la zolfatara sta già a nome di mia madre. Meglio. Allora a te che ti lascia, l'Etna.
sei cambiato. Hai pure la barba quest'anno. Torì. Per favore, Don Maria, non tirare i file. Va bene, non ti scattare. Onne, Torino? 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 Qua sono. Allora. Ecco. Apri. Aprilo. Magnifico. No? Giulietta, vieni qua. Ecco. Bella sei. Magnifico. Quanto? Sì. Te l'avevo detto, cretino. Tu gliene volevi vedere 5. Io lo sapevo che Santo Stefano sono in cattive acque. Vieni, vieni. Vieni nello studio. Scusa. Scommetto che quella vecchia mummia ti aveva promesso pure la percentuale, eh? Dimmi la verità, te l'aveva promessa la percentuale, eh? No, ma io no. Ah, io lo so, ogni volta che vedo una principessa, tutte cale le brache. Povero Torino. Avesse tante qualità. Ma tu, perché non ci trovi una mogliere? Oh, se dipendesse da me. È Iddo che non vuole. Ma non era innamorato di quella ragazza da Cirreale? Ah, chi già no, davvero. Non avesse mai permesso che mettesse piede in casa nostra. Perché non lo sposi tu? Così tra lui e zio Alfio rimani vergine, no? Tu che dici? Ottima idea. E il patrimonio rimane in famiglia. Arriva un manicomio. Alfio! Elisa! Ma dove siete? Dove vi siete cacciati? Certi! Ah! Bene arrivato! Grazie! Come ciao. Stai, Certi? Bene, bene. Ciao, ciao! Ciao! Ciao, piccolini. Ecco, questi sono grazie per voi. Ciao, Elisa. E Biagio? È stata a Palermo, viene domani. Ma, sbaglio? Che bello! Oh, questo è proprio Nino. Quanto sei diventato grande, Ninuzzo. O sai che a me pare un'altra persona? Quanto tempo è che non ti vedo? Due estate fa, mi sembra. No, di più, di più. Mette quasi spavento. Crescono ogni giorno, non è vero? Mi ricordo che eri così piccolo. Un fiorellino eri. E il tempo passa così in fretta. Ehi, svegliati. E la saluti così a tua zia. È troppo presto per giocare alle signore. Io sono tua zia Cettina. Dammi un bacio qua, subito. Beh, e che fai? Diventi rosso. Assunta. Eh? Quest'anno dove mi hai messo? Una stanza blu. Quest'anno la voce camera ne rapemo, ordini di tuo zio. Da un forno, viri? Avevo bisogno di qualche cosa, signora Cettina? No, no, di niente, buonanotte. Grazie. Buonanotte. Ninuzzo, vieni, aiutami a disfare le valigie. Speriamo che non ci siano i topi nell'armadio. Basta, soffoco! Prendi questo. Piccirillo, finitela! A letto, tutto subito! Ha rospigliato zio Alfio! Avanti, su!
Apri la valigia. Spicciati. Ci dovrebbero essere un paio di pantofole. Me le prendi? Ecco, quelle, sì. Sì, proprio queste. Ma tu non parli mai? No. Bravo. Andiamo, su. Tieni, metti a posto questo. Là. Là, nel secondo cassetto. Tieni, piglia pure queste. Oh. Mi gira un po' con la testa. Forte il vino di zio Alfio, eh? Ah, quelle di Biagio. Mi sono dimenticata di darcela. Speriamo che non ne abbia bisogno. Perché? La mafia, la mafia. Credo di aver bevuto un po' troppo. Mi vado a bagnare la faccia, così poi finiamo. Ah, pure questo, tieni. Buonanotte, Fichi. Buonanotte, Maci. Buonanotte. Mi passi il pettine? Hai notato stasera? Eravamo 13 a tavola. Sei superstiziosa. E tu? Io no. Io sì, moltissimo. Mi sento già meglio. Lo sai che facciamo? Ora basta con le valigie. Le mettiamo sopra l'armadio. E non ci pensiamo più. Vieni su. Ecco fatto. Grazie. Sei un'angela. Sei stanco? Hai sonno? Io no. Però devi andare a dormire. Io ho un sonno che non ci vedo più. Buonanotte. Buonanotte. Ninuzzo. La lampadina si deve essere fulminata, eppure questa non si accende. Ma forse la lampadina è avvedata male. Ma io non ci capisco niente. Guardaci un momento tu. Ci dovrebbe essere una spina da qualche parte. Eccola. Ah, bravo. Ti ricordi? È successo lo stesso 4 anni fa, quando abbiamo dormito qui con mamma. Ah, sì, è vero. Adesso mi ricordo. Cos'era? Primavera? Sì, era Pasqua. Ah, sì, sì. C'eravamo tutti. Che confusione. Ci infilarono tutti e tre in questo letto. Tu eri qua, accanto a me. Ti ricordi? Io poi che ho il vizio di dormire sempre di traverso. Povero Nino. Buonanotte. Vai su.
Non la chiudere la porta. Non mi piace sentirmi chiusa. Non dormi. Nemmeno io posso dormire. E non mi va di leggere. Non so, ma da qualche tempo non riesco più a leggere. Carini i nonni. Hai visto che aria soddisfatta che hanno tutte e due? Di questa villa. Volevano costruire qualcosa che restasse. E infatti, qui tutto dura. Non si sposta e non si butta mai nulla. Al contrario, si accumula. Hai visto zio Alfio con quella collana? Come la carezzava. Ama gli oggetti e le persone le schiaccia senza battere ciglio. Tu hai la fortuna che te ne vai a Londra. No, non ci vado più. Sei pazzo? A che servirebbe? Cosa cambia? Cambia tutto, invece. E sai perché? Perché lì non sarai più nessuno. Non sarai più il figlio del figlio, il nipote del nipote, l'amico dell'amico, questa mafia siciliana. Cioè sarò zero? Al contrario, sarai te stesso. E se sbagli sarà colpa tua. Vedrai che quando sali sull'aereo tutto cambia. Tutto si dimentica. Tutto. Per dimenticare dovrei passare la vita su un aereo? Perché no? Meglio che restare in questo sacro bordello. Ma che fai, Mimì? Zia Cettina dorme nella stanza accanto alla tua. Lo sapevi? La pecora nera della famiglia. A modo suo è libera. Ma soprattutto è allegra. Allegra come... Non ho voglia di parlare. Dammi retta, Nino, parti. Perché non ci vai tu a Londra? Voglio vedere dove siamo capaci di arrivare. Eroina per lo zio. Ecco le tue gocce. Buongiorno. Buongiorno. Ben alzata. Buongiorno, Maria. Posso? Buongiorno. No. Ecco, signora. Ah, grazie. Prende quell'altro. A me le fascette piace toglierle da solo. Chi è morto? Ah, anche... Maria. Ma cosa può parlare? Ciao. Ciao. Ma la vuoi smettere di mangiare tutto quel miele? Guarda che ingrassi. Vieni con me. Dove? E vieni. Ne vuoi? Ah, sì, sì. Ma ora ci piglieremo un sacco di spine. No, io ci ho il coltello, so come fare. Bisogna mangiarli adesso, quando sono ancora fresche, bagnate dalla brina. È squisito. Ci venivo spesso qua, con un mio compagno di scuola. Il mio primo amore, quinta elementare. Ci davamo grossi baci. Grossi baci sulle guance, così. Una volta ci sorprese la zia Tecla. Mi fece restare 3 ore inginocchiata sopra i ceci. Una specie di tortura medievale. Ma io serravo i denti, ci dicevo... Cara la mia zitellona, io come a te un ci addivento. Io voglio essere bella, libera, amata e felice. Beh, e che è successo?
Sei diventato triste tutto in una volta? No, io no. E invece sì, e non lo sai nascondere. Tieni, questo l'ho sbucciato per te. Cogliene un altro, così lo mangiamo insieme. E zio Biagio? Come zio Biagio? Ah, vuoi dire quando ci siamo conosciuti? Dicono che sono scappata con lui. Mi piaceva, che c'era di male? Cettina! È lo zio Biagio. Tieni. Cettina! Cettina! Ma... dove sarà? Biagio! Ah. Eccola qui. Biagio. Ehi. Hai visto? Hai visto che c'è, eh? Si è deciso a venire finalmente. È un vero piacere per me. Come siete bella. Grazie. Dai, Sasà, non mi dire che non te la ricordavi, su. Beh, al posto tuo io sarei gelosissimo. E perché? Le cose belle sono fatte per essere ammirate, no? Se no, uno che se le tiene a fare. Sei un vero filosofo, tu. Buonanotte, Nino. Buonanotte. Che c'è, Nino? Mamma, sono caduto. Vai di là, io vengo subito. Vai di là. Vai. Ah, che peccato. Un altro, Biagio. Dai, prova con questo. Era! Malissimo. Oh. Un altro. Oh. Ah, ma che peccato. È colpa tua. Prova ancora. Ma no, è no, Biagio. No, aspetta. È Biagio che non sa tirare. Guarda, prova con le mie che sono ben dosate. Ecco. Sì. Vediamo questa volta, eh? Pronto? Questa qui. Io sono pronta. Via! Yeah. Oh, ma che colpa tua. Vediamo quest'altro. Via! Ah, tiri malissimo. No, male. Basta, male. Basta. Le femmine a casa a fare la calza. Nino, vieni un po' qua. Prova tu un momento. Sì, su. Sì. Vieni, divertiti. Bene. Ah. Bravo, Nino.
Uno, ancora. Bene! Fermi bene! Bravo, Lino! È brava, Sasà? Perché il zio Biagio la spinge fra le braccia di quel Sasà? Perché lo fa? E lei? Perché non si ribella? Perché è fatta così? La Sicilia, quella era, e quella doveva rimanere. Ma perché ti piacerebbe a te una donna che hai amato? Bella, mora, spaziosa. E ta giove tutta ossa, semenzita come un'acciuga. Alfio, che... E poi la Sicilia non è una donna. È come una donna. Comunque è una faccia. Una faccia come le vostre. La tua compresa. Tutte facce che si leggono. Anche se non parlano. Che cosa vuoi dire? Dico che per me non è difficile leggere dentro di voi. Se riesci a leggere dentro tutti noi, deve essere edificante. No, edificante proprio no. Ma è vero. E vi potrei dire che cosa pensate, uno per uno, perché lo portate scritto qua, sulla faccia. E allora, se lo volete sapere, di qualcuno riesco a indovinarlo anch'io. Di Turiddu, per esempio. O di zia Amalia. O di te. E poi, è bello il tuo di sistema. Tu compri tutte le cose che gli altri sono coscetti a vendere. Faccio il predone, va bene, ma lo sai perché lo faccio? Perché amo gli oggetti, come amo quel quadro, come conservo questa casa, così, esattamente come l'ha costruita mio nonno. Perché è bella, perché ha una faccia. Ah, perché ha una faccia. Ma tu sei pazzo, Alf. Tu direi che sono pazzo, va bene, lo so, sono pazzo, ma non al punto da costruire quelle case che costruite voi. E i soldi ci metto. Sì, bravo. E ti rendono bene. Sì, guadagnate, è vero. Distruggendo. No, che distruggiamo, costruiamo. Che cosa? Ma lo sai che cosa costruisci? Prigioni al neon. Ma quali prigioni, Alfio? Alberghi. Sì, alberghi di cemento armato tutti uguali, tristi, che quando ci sei dentro non sai nemmeno da che parte del mondo ti trovi. E chi non sa dov'è, non sa chi è. Avete sbagliato tutto. E va bene, e allora lasciamo la Sicilia così com'è, eh? Come un museo. Non vi dovevate permettere di mettere le mani sulla Sicilia. E chi non sa dov'è, non sa chi è. Nessuno doveva permetterselo. E invece l'avete ridotta come una sgualdrina. Nino, che maniera di parlare. Zitta tu, ha ragione. Come una prostituta. O se preferisci, come una bottana. Il mondo cambia, va avanti. Aggiornati, Alfio. Mettetelo bene in testa, io no. Io non cambio. E va bene. Nino, ma che fa? Ah, non ti preoccupare, porta bene. Come si dice? Vino, provvidenza. Stupida. Così, gentile.
Sì, caro. Lo sai, tanto. Sì. Va bene, sì. Ti prego, non mi far aspettare, mi raccomando. Beh, allora questo pomeriggio alle 5 dal notaio. Ciao. Che seccatura, devo proprio tornare a Catania. Mi dispiace lasciare. Biagio, sì, vai a Catania, vero? Eh? Ah, sì, sì. Allora mi puoi portare? Sì, ma fa presto. Sì, faccio subito. 2 minuti solo. Lo sai? Nino, bravo. Sta attento a Umberto. Ah, torno presto. Attento. Ah. Ciao. Fino a qualche anno fa c'era sempre chi mi diceva che dovevo fare o non dovevo fare. E io ci credevo. Mia madre era così bella, così serena. Come potevo pensare che mentiva, che non credeva nemmeno lei a quello che diceva? Vorrei essere sicuro e semplice, come mio padre. Troppi miti. Tu sai che vuol dire desiderare una persona per anni. Al punto che le altre non esistono. Non poterne parlare a nessuno. Nemmeno a lei. Alla persona che ha. E per tante ragioni continui a tenerti tutto dentro, in silenzio. Lo so, ci si affeziona al silenzio come a una malattia. Ma in fondo meglio il silenzio che scoprire che il paradiso non esiste, no? Sai, certe volte ho l'impressione di dover decidere qualche cosa. Ma non so neanch'io cosa, né come. Che devo fare? Se continuiamo a stare qui, affondiamo. Guarda la nostra famiglia, tutti uguali. Corrotti, cisti, troppo cisti. Aria, Nino, aria. Questa è una prigione infetta. Andiamo via, molliamo tutto. No, io resto. Ho tutto o niente. Che hai fatto tutto il giorno? Sei sparito. E a cena non hai aperto bocca. Ah, stasera mi sento come un'ubriaca. Aiutami a sganciare il vestito. Qui? Sì. Ah, questa sera vorrei avere 17 anni come te. Spostati. Ma che fai? Lasciami passare. Piuttosto, apri la finestra. Sembra quasi estate, eh? Voltati un momento. Ti puoi girare? Ah, fa un caldo. Ho bisogno di bagnarmi al cemento scoppio. Come sarebbe bello fare una doccia, ma qua non c'è. Chissà come facevano i nonni. Forse con delle brocche. Lo sai che facciamo? Io mi metto in piedi nella vasca. Tu riempi 2 brocche d'acqua e me le versi di sopra, eh? D'accordo. Va bene? Ci sono queste già piene, ma forse l'acqua è fredda. No, va benissimo. Ma come, così? Non posso fare la doccia nuda davanti a te. Nino, sali sullo scappello. E versami l'acqua dall'alto. Sarà una doccia perfetta. Speriamo.
Ah, piano, piano, non la fare consumare subito, ecco. Sulle spalle. Così va bene? Ah, bene, è meraviglioso. Mi sento rinascere. Ecco, adesso basta sulle spalle qua. È finita. Aspetta. Fai presto. Spicciati, Nino. Ecco, ora c'è quest'altro. Su, ho freddo. Allora, Nino. Beh, che c'è? Ieri sera, mentre stavamo a cena, ho visto. Sasà ti faceva la corte. La corte? Però non è antipatico. Ma tu come te ne sei accorto? Aveva sempre la mano sotto il tavolo. E con questo? Ti toccava. Mi toccava? Cosa? Ma sì, le gambe. Dì, cominci presto a interessarti di certe cose. Ho visto, sono sicuro. Beh, adesso basta, eh. Versami un poco d'acqua e poi vai di là, su. Bello, mi sento proprio un'altra. E ora mi spieghi bene questa storia di Sasà. Lo sai che è la prima volta che sento un ragazzo immaginare una storia simile? Dunque, lui teneva le mani sotto la tavola e io tenevo le gambe sotto la tavola. E beh, non le potevo tenere sopra. O sbaglio? E che c'entra? E già, che c'entra? Te l'ho detto. Io guardavo e ho capito che lui ti toccava. Non è così, non è vero? Tesoro mio, c'era mio marito, c'era mio fratello, c'era tutta la famiglia e c'eri tu. Beh, può darsi che ci abbia provato, ma io le ho preso la mano e ce l'ho levata. No, non è vero, non t'ho vista. E invece l'ho fatto, gli ho dato anche un calcio, non te ne sarei accorto? Ma sì che me ne sarei accorto. Sarà stato un momento che non guardavi. Te guardavo sempre. Ma dico io, a te che te ne importa di queste cose? Mi dispiace. Meno male. Avevo paura che fossi un difensore della famiglia. Che non volessi che gli estranei mi mancassero di rispetto. No, non lo sono. Ma Sasà mi è molto antipatico. È solo un uomo volgare. Ha soltanto i suoi soldi. Sì, forse. Però mi diverte. E non è affatto antipatico. Ma cosa fai? Vieni qua. Me ne sono accorto che ti piace. La vuoi smettere ora? Mi fai venire i nervi, sta fermo. E seppure mi piacesse? Non ti scostavi quando lui ti si appoggiava addosso. E con questo? Ridevi, eri tutta rossa. Lo guardavi in un modo. E che dovevo fare? Strillare? O avvertire piaggio? Non ce n'era bisogno. Bastava che non lo guardassi tanto. Ma lo sai che sei un bel tipo. Mi stai rimproverando come un marito geloso. Non sono geloso. Lo dico soltanto per dire le cose come stanno. Per la verità. La verità. Ti fissi su delle cose che non hanno importanza. Che non significano niente. Nino. Stai tremando. Hai bisogno d'affetto. Thank you.
carità! È novembre! È pazzo. Vi dico che si sta benissimo! Venite! È un paradiso! È una polmonite! Praticamente, un motore tanto potente, sprecato, Cara signora, a me due poste e basta, non ho famiglia. Ma che bella, è uno splendore. La vuole provare? Perché non la provi? È divertente. E poi, sai, è un guidatore abilissimo. E avanti, allora, proviamo questa bravura. Lo zio Biagio vuole restare vedovo. Andiamo? State tranquilli, facciamo un giro fino a Catania e ve la riporto, sana e salva. Mi raccomando, vi aspetto per il pranzo. Via! Nino, vieni con me alla casaccia. Ora non ne ho voglia. Dopo. Ti aspetto là. Vuoi che ti leggo un po' il giornale? Lo fai come vuoi. Permetti, Af. Usai che non vuole, che si dispiace, lascialo perdere. Laudi un anno assenti, come battino cori. Laudi un anno a vidi, quando ti va.
Beh, che hai adesso? Ma mi vuoi bene? Per favore. Perché hai voluto? E tu? Perché? Non mi vuoi bene? Oggi mio padre è morto. Siete tornati. Visto? Da qui a Catania tutta una volata e neanche un'ora. Perché non resta a pranzo con noi? Grazie, c'è mia madre che mi aspetta. Non posso lasciarla sola. La sera si va a letto presto, si guarda la televisione. Bisogna avere pazienza, purtroppo. Io sono un figlio affettuosissimo, ho questa debolezza. Arrivederci. Lei ha trovato la soluzione migliore. Che hai fatto in macchina con Sasà? Ma sei impazzito? Ma hai fatto pigliare uno spavento. Ci hai fatto l'amore, vero? Guarda che mi fai arrabbiare sul serio. Ma è possibile che alla tua età ti comporti come se fossi un ragazzino? Ancora non l'hai capito che di queste cose non si parla mai. Tu non ne parli. Tu le fai. E lasciami. Rosa! Svegli tutti. Giocarusa. Attento. Grazie, signora Cettina, grazie. Dove li metto? Mettili in cucina. Ecco fatto. Grazie, signora, grazie. Siete scesi mai dalla macchina? No. Cioè, sì, siamo andati a pigliare un caffè in un bar. Quale bar? Che so, un bar per la strada, non mi ricordo. Ma che vuoi che ti dica? Perché continui a tormentarmi con queste domande? Perché non ti credo, non ti credo più. E sta zitto. Finirei col farti sentire da tutti. Mm.
Deve aiutarla mio marito. Ma quale aiutare? Quello è cretino, pure se è mio fratello. Lo sai qual è il posto giusto per lui? La prefettura. La prefettura, con l'orario, con lo stipendio fisso. E le scartoffie. Ma non lo capisci che così va a finire che non sopporterà più la noce? Io sono tua cognata. Questo non ce lo possiamo scordare, Alfio. Pure per mia figlia, che ora è grande. Sì, va bene. Ne parliamo un'altra volta. Ora lasciami dormire. Non ti basta mai. Ti vedo come cambia da un momento all'altro. Come ti comporti con me, con Sasà e con lo zio Biagio. Ah, oh, questa è bella. Sta a vedere che ora non posso andare a letto nemmeno con mio marito. Ma che dovevo fare? Sì, lo so, ho sbagliato a essere gentile con te l'altra sera. Me ne accorgo solo ora. Non ti piacevo? Ma certo che mi piacevi. E ora, non ti comportare più come un bambino geloso. Non c'è motivo. E poi, Sasà è banale. Mi annoia perfino. E invece ti diverte. Ti contraddisce di continuo. Ma perché tu mi fai perdere la testa con tutti questi interrogatori? Devi smetterla. Io racconto tutto. Tutto cosa? Che sei stata con me e con Sasà. E racconta quello che vuoi, tanto chi ti crede? E seppure qualcuno ti credesse, se lo tiene per sé. Perché non vogliono sapere. Non vogliono che cambi nulla. Tu rimani un ragazzo geloso e io la moglie di zio Biagio. Io non le posso più. Dimmi quello che devo fare. Io mi ammazzo. Ma bravo. Che bella soluzione. E poi la vita è chi te la restituisce. Non fare così. Bisogna essere più aperti. Più naturali. Non abbiamo altra scelta. Se sono sicuro che non ti sei stancata di me, aspetterò anche degli anni. Nessuno si accorgerà di niente. Devi imparare a controllarti. Non puoi continuare così. Come devo fartelo capire? Stiamo insieme. Ne hai tanta voglia. Da morire. Ma adesso non si può. Non è possibile. Perché? 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 Una notte sono entrato nella tua stanza. Dormivi un sonno profondo, quieto. Sentivo il tuo respiro. Ed ero così felice. Ti vedevo sottratta a tutti e solo mia. Andiamo nella casaccia, adesso, andiamo. No, ti ho detto di no. Adesso no. Tu stasera vedi ancora Sasà. A teatro. Non è vero. A teatro ci vado solo per fare piacere a tua madre. Queste sono nere. Le più chiare sono quelle che porto. Nere proprio no. Ti prego, dammi le tue, va. Facciamo in un momento. Ci devi stare attenta a quel ragazzo, a Nino. Pensa troppo. Guai a fermarsi a pensare. La vita è fatta di momenti. Basta scartare quelli brutti, non ti pare? Buttarseli dietro le spalle, dimenticarli. L'ideale sarebbe non viverli. Ma Nino non ci riesce. Non lo vedi? È chiuso. Un momento è al settimo cielo e un momento pare uno stralunato. Dovrebbe stare coi compagni, con i giovani, con Mimì, con Giulietta che se lo mangia con gli occhi. Cerca di farle stare insieme, cerca di farli vedere più spesso. Ma adesso Nino va a Londra. Ah, sì, sì, lo so, lo mandate a Londra. È comodo, così tu e Concetto. Cettina.
E beh, che ho detto? Che c'è di male? Io non mi scandalizzo, sai, anzi. Anzi, trovo che fate benissimo. Un padre, certo, non si può sostituire, ma un marito sì. Però, Elisa, la dovresti smettere con questo nero. Ormai non ci faccio più attenzione. Ma che gusto c'è a invecchiarsi prima del tempo? Eh? Vedi, in fondo, Nino è diverso dagli altri. Lui alle cose ci crede, ci si attacca. Capace che va a Londra e ti ripiomba qua dopo una settimana. Vorrebbe cambiare il mondo. E ha solo 17 anni. Vieni, guardati. Senti, ora lasciami sola. Devo telefonare a Sasà. Sì, certo. Pronto? Sì, certo. Come sarebbe? Perché no? Non discutiamo, come vuoi tu. Sì. Sì, sì. D'accordo. Se quello lì crede di fregarci, se sbaglia. Beh, certo. Oddio. Stiamo cercando di sistemare tutto. Arrivederci. Io non ci rinuncio. Io vado avanti. Tu fa come vuoi. Vuol dire che i soldi li troverò in un altro modo. Siediti qui. Così vedi meglio. Io lo odio. Che sciocco.
Buonasera. Ciao. Sasà, ma tu che fai qui? Ma avevi detto che non venivi. Ho cambiato idea. Ah, ti sei lasciato convincere, eh? Eh sì. Andiamo tutti a cena? Siete miei io? Ma no, sei impazzito. Ah, sì. Guarda che siamo parecchi, eh? Stasera ti roviniamo. Pazienza. Perché quella telefonata? Non volevi che vedessi come sei bella stasera? Sei gentile, ma questa sera c'è troppa gente. C'è mio nipote, mia sorella, mio marito. Non ho resistito lo stesso. Quando ci rivediamo? Ma non lo so. Proprio adesso me lo devi chiedere. Sta attento, c'è mio marito. Oh, Biagio, ho deciso. Costruisco con te. Non ne avevo mai dubitato. Lo sai che stasera stavamo quasi per dividere la società, io e tuo marito? Non ci credo, andate così d'accordo. Ma quel ragazzo cosa? Ha una faccia strana. Si direbbe che... Ma no, è un ragazzo, non ci badare. Invece non riesco a farne uno. Ma... Ehi, guarda, Sasà, il cane punta. Vieni. Non andare. Ma che fai? Torna con gli altri. Quando stiamo insieme? Ma non lo so, appena è possibile, te l'ho detto. Ecco. Nino, vieni con me. Belli grassi quest'anno. Prendi. Dove zia Cettina? Non so, è andata con Sasà. Thank you.
Che fai qua? Nino, vattene. Ma che vuoi fare? No, Nino, no! 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 Perché sei fatta così? Hai visto che ho imparato presto la lezione? Troppo presto. Allora, vai a Londra? Sì. Ti auguro tanta felicità, figlia mia. Grazie, papà. Siete proprio bene. Tu mi pare una madonnuzza. Che fai? Piangi? Non vado via per sempre. Ehi, sveglia! Tu non lo dai un bacio a tuo nipote? È andato tutto bene. Sì, certo. Auguri, Nino. A presto. Nino! Nino, vieni qua. Bravo, bravissimo. Ciao, zia. Bravo, figliola. Ciao, Toretto. Bravo. Bravo, Nino. Bravo. Sì. Bravo, bravo. Sì. Brava. Bravo. Ciao. Bravo. Bravo, Ninuzzo, bravo. Assai. Laudi. Si fossi sempre niente.
scialuto. Io solo mi bacisco, solo nauji rimano, shadow a shadow. Come batti il cuore.